Buonasera a tutti ancora, sono Giovanni Maccioni, l'autore di Dal denaro al donare, l'anagramma del cambiamento, il cui titolo originario, perlomeno nelle mie intenzioni, doveva essere L'inferno in paradiso di cucchiaio. Secondo voi, quale potrebbe essere il titolo? Può andare bene se muovo un po'? Andare bene. Quale può essere il contenuto di un libro con un titolo simile? Un attimo di interazione in attesa del World Café, che poi magari sarà maggiormente interattivo. Secondo voi, il contenuto di un libro simile, se trovate in libreria un libro con un titolo del genere, quale potrebbe essere secondo voi il contenuto? Qualche volontario? È un passaggio, via. Prima c'è una cosa, si potrebbe vivere in un altro modo. Cambiamento di punto di vista. Che non tutto deve avere un prezzo in soldoni. Che si prende una data. Qualche altra idea? Allora, in realtà un libro simile, sono tutte cose assolutamente corrette, però un libro simile parla di rivoluzione. In che senso? Noi generalmente attribuiamo alla parola rivoluzione qualcosa collegato comunque con la sofferenza, collegato con un evento traumatico, un evento che distrugge in qualche modo, anche probabilmente per finalità inizialmente nobili. Però comunque è collegato con quest'idea. Allora vi dico che etimologicamente rivoluzione vuol dire ritorno, da revolvere. Pensate al movimento di rivoluzione della Terra. In questo senso questo libro parla di rivoluzione. Parla di rivoluzione perché parla di un ritorno. Ovviamente si parla di una rivoluzione che sia pacifica, spirituale, etica, culturale ed economica. Quindi niente a che vedere con quello che abbiamo detto con il significato della parola rivoluzione. Una rivoluzione connessa con tutta quanta questa bella roba. La vera rivoluzione non è proprio nel contenuto in sé, che lo è, ma è principalmente, credo, nell'approccio che utilizza nell'analisi. Già qui ho fatto un errore parlando di analisi, che è l'approccio olistico. Che voi tutti, generalmente qui c'era un'altra slide in cui chiedevo alle persone: sapete, vuol dire olistico, intanto voi sapete che cos'è, quindi non c'è bisogno che metta questa slide, sapete benissimo che olistico vuol dire completo. Questo, a partire dal 1700 il paradigma scientifico è cambiato velocissimamente, tanto per darvi un attimo di informazioni. Cioè, con la rivoluzione scientifica e tecnologica del 1700 noi siamo arrivati ad una quantità di nozioni, di scibile, che non poteva essere più gestito da una persona sola, quindi si è pensato di spezzettare lo scibile. Cioè, io mi occupo della matita, ti occupi della sedia, e tutte e tre del tavolino, quella della tovaglia, e tutti insieme facciamo questa bella roba, apparecchiamo e facciamo questo tavolino. Cioè, per esempio, c'era chi si occupava di chimica, chi di medicina, chi di matematica, chi di letteratura, e con l'idea che assemblando tutti quanti questi punti di vista si riuscisse a raggiungere la visione finale completa che funzionava. Purtroppo oggi ci rendiamo conto che, per quanto questo tipo di approccio abbia consentito a noi di beneficiare di un sacco di bella roba, però non funziona, perché l'approccio moderno di tipo meccanicista, cioè di assemblare come inventando questa bella roba, non offre risposte adeguate e chiare, soddisfacenti e risolutive su ciò che sta accadendo oggi. Se sta accadendo quello che sta succedendo e siamo tutti qui riuniti a parlare di queste cose, chiaramente c'è qualcosa che non va nell'approccio in cui finora abbiamo spiegato quello che succede. Ecco, questo. Quindi l'idea era di ritornare, rivoluzione, ad un approccio olistico che sintetizza ed unisce
sintetizza e unisce diversi punti di vista a fronte di della scienza moderna contemporanea, invece separa e divide. Quindi, ok, questo è appunto l'obiettivo della prima parte del libro. Attenzione, è un obiettivo che non era nelle mie intenzioni, è un obiettivo che è venuto. Se vi dovessi dire com'è che è nato questo libro, non lo so, però è venuto forse con la curiosità. Comunque è venuto, e nella prima parte del libro ci si prova a spiegare i fenomeni che succedono oggi, che magari ci assillano anche, una visione completa da vari punti di vista, come sintesi di economia, spiritualità, psicologia, biologia, storia, antropologia e sociologia, sintetizzati in una spiegazione completa, appunto, no? Completa, olistica. Quindi, secondo voi, non dell'analisi, ma della sintesi, qual è il risultato della sintesi? Parlando di analizzare vuol dire dividere, sintetizzare vuol dire unire, unendo i differenti punti di vista, osservando un singolo fenomeno, siamo arrivati ad una conclusione. Quale potrebbe essere? Un'idea? Ad esempio, che ne so, tutto sbagliato, tutto da rifare? Buttiamo via tutto e facciamo altro. Bisogna trovare un collante. Per sintetizzare, per unire. Questo non è male, forse dovrebbe essere un buono spunto. No, il risultato della sintesi in realtà è che non dipende da noi. In realtà noi, per quanto ci sforziamo a trovare delle soluzioni che ci gratificano, non solo da un punto di vista economico, ma che ci gratificano le persone, che riescono a darci l'opportunità di manifestare quello che noi veramente siamo e che vogliamo, sia per noi stessi, sia per la comunità nella quale viviamo, sia per le persone che ci stanno a cuore, per le più vicine, i familiari, o comunque nella rete delle relazioni sociali in cui siamo inserite. Noi tutti siamo vittime di regole e strutture obsolete. Questo è il risultato che è venuto fuori dalla sintesi, sintetizzando i diversi punti di vista e assemblando, facendo attenzione alla relazione tra le singole parti. Perdonatemi se sono un po' tecnico, non vorrei che mi seguisse per cui. In ogni caso, attenzione, questa è una roba che mi ha cambiato vita. Io ho vissuto anche la frustrazione nell'azienda che avevo prima, no? Cioè, per cui lavoro anche abbastanza duro, tosto, e con molto poco tempo libero a disposizione, mi sentivo perfino in colpa talvolta di potermi concedere un'ora per andare a fare un giro con la moto perché inquinavo, no? Quindi ho comunque sensi di colpa di altro tipo, quindi io credo che, no, vi dico per certo, per me ha funzionato così. Una volta che mi sono tranquillizzato e ho capito questa roba, ho detto ok, comincia a respirare. Cioè, poi magari una soluzione viene, però comunque le regole che noi abbiamo fissato alcuni secoli fa, che sono quelle ancora vigenti, sono regole obsolete, onestamente. Questo è quello che è venuto fuori. Anche perché c'è un'ulteriore considerazione che è venuta fuori dalla prima parte del libro, che una società che considera come fine, cioè come obiettivo, come priorità, il mezzo, lo strumento di scambio, in nessun modo può essere considerata il punto di arrivo della civiltà dell'uomo. C'è una contraddizione in termini intellettualmente insostenibile, ma non solo. Vedete come volete, non lo so se la soluzione sarà quella che propongo io, ma non importa, ma chi si frega. Comunque questo è ineccepibile, cioè questo sfido chiunque
dire che non è così. Questo, cioè, partendo da questo assunto, da questo cardine fondamentale, poi si può discutere di tutto quanto che dobbiamo fare. Comunque, a me personalmente è andata tranquillizzata questa cosa. Non è che noi tutti siamo degli incapaci, improvvisamente, o degli inetti, o non abbiamo voglia di fare niente. Semplicemente siamo vincolati da delle regole che andavano bene un po' di anni fa, ma oggi forse non vanno più bene, anche perché per fortuna non è cambiato, l'evoluzione continua. Certo. Ah, ok. Quindi in che modo si può fare per cambiare? E qui viene proprio il fuoco della transition, della transizione. In che modo possiamo, perché rifiutare? Sì, se ne parla un po'. Perché cambiare? Come cambiare? Come cambiare? In che modo? Per riuscire a cambiare servono quattro cose essenziali come paradigma generale da applicare sia alla nostra vita magari personale, da applicare magari anche alla comunità locale nella quale si vive, o da applicare magari al genere umano del quale noi abbiamo diritto a parte, del quale abbiamo diritto, diamo il nostro contributo individuale, con i nostri talenti personali straordinari, unici, anche straordinari anche solo perché sono. Quali sono queste quattro cose? Hai copiato. Ma a questo tempo devi organizzare il matrimonio. No, semplicemente quando voi nella vostra vita sperimentate un cambiamento, che roba è che succede? Che roba è che vi spinge al cambiamento? E quali sono le condizioni? Disagio. Scusa? Disagio. Esatto. Una crisi. Altre cose? Quando vuoi cambiare, che ti serve? Porca miseria, questo non va più bene, dai, ma. Coraggio, serve il coraggio. Altra roba, quando senti che arriva al punto giusto, umiltà. Scusa? Umiltà. Umiltà, quella non serve solo per cambiare, serve anche quando non deve cambiare. Interpretazione, non so. Agire. Per cambiare serve coraggio. Dalla crisi, cioè quando sei in crisi te sei già pronto a rompere gli schemi vecchi perché non funzionano più, perché sei in crisi. Se non sei in crisi, ma non vuol dire questo, cioè Einstein ne parlava molto bene, al di là del duplice significato della parola cinese, che vuol dire sia crisi o opportunità, ma al di là di questo Einstein ne parlava molto bene della crisi, un elogio. Questo qui non vuol dire chiaramente che deve essere che la crisi deve essere benvenuta, se le cose funzionano ce la vogliamo e tutto a posto, cioè non è che è un problema, anzi, però rivediamo il momento in cui c'è la difficoltà. Il momento della difficoltà è il momento in cui rompi gli schemi precedenti per trovarne nuovi, in cui sei pronto. Consapevolezza, la consapevolezza viene dalla visione d'insieme. Quando hai la visione chiara della relazione fra le parti, te sei consapevole perché conosci profondamente, te lo porti dentro e sei consapevole. Inoltre, non solo da un punto di vista statico, cioè adesso, ma sentirsi parte di un processo, come si diceva prima, di un processo di evolutivo, parte di un processo evolutivo che in ultima istanza ci fa appartenere non solo all'intero genere umano, ai primi ominidi, ma alla vita. Quindi in questo senso acquisiamo questa roba, la nostra vita automaticamente assume un significato straordinario e ci sentiamo veramente attori protagonisti di un cambiamento. Non solo, serve dal momento che ognuno dà il suo contributo, ma pensate all'inferno e al paradiso di cucchiai, unione, insieme, questo ovviamente trasformato al progetto del libro.
ma anche nella nostra vita personale l'unione uno può vederla nel senso di creare una rete di relazioni. Comunque il cambiamento si prepara, il cambiamento siamo pronti, il cambiamento va per step, va per passaggi. Quando si fa il passettino, io comunque mi sono preparato al terreno, no? Cioè ho già avvisato il mio datore di lavoro, magari ho trovato qualche altro, parlando del cambiamento di lavoro e della nostra fonte di reddito, ma anche altre cose. Cioè, tanto per darvi un'idea, unione in questo senso, in questo caso siamo tutti insieme, cioè se io vado da solo formati. Complimenti, applauso e via, è finito il gioco. Se non sono solo, no, all'interno paradiso di un piano, no. Che poi porta a collaborazione, comunicazione e coordinazione, ma serve anche un'alternativa, che non deve essere un'alternativa chiara, che non deve essere una roba che dice ecco io già oggi so quello che sarà il mio futuro, no, deve essere un fatto. Qualcosa in guida, flessibile, andare incontro a questo faro, in fondo al tunnel, per dire ok, ho una visione del futuro che mi dà appunto questa spinta da avviare questa transizione. Guardate, la transizione si parla, ma la transizione è tosta perché uno si rende conto che si vive con regole obsolete ma ancora vigenti e contemporaneamente si va verso il futuro con questa palla di ferro attaccata dietro alla schiena, per cui è tutto a posto, cioè non è un problema, prendiamoci un punto, accettiamolo semplicemente, siamo qui, ok? Questo è, alternative tanto non ci sono, per cui questa è la strada che dobbiamo percorrere, anzi orgogliosamente, porca miseria, questa generazione sta facendo tanto lavoro, cioè non solo per la nostra vita, se noi vediamo questa roba in relazione alla nostra singola vita, esistenza, tutto quanto perde significato, insomma, questo è fondamentale, perché se non c'hai l'ansia da prestazione, innanzitutto, comunque, se ne parla bene.